settimana della domanda. Buonasera a tutti e grazie di essere intervenuti. Cominciamo questa assemblea pubblica che abbiamo voluto appunto intitolare Non ci sono più scuse, è il momento di cambiare. Questa assemblea vuole essere un momento di confronto con i nostri iscritti, con i più importanti rappresentanti del nostro territorio ai vari livelli istituzionali, perché crediamo che sia giunto il momento appunto di dare una svolta anche alla nostra azione politica e al nostro, puoi dire, nostro rapporto con il nostro territorio. Perché proprio oggi abbiamo letto sul giornale che il Comune di Pescara ha deciso di imporre una nuova tassa sugli anziani di circa 25 euro per coloro che frequentano i centri sociali, e questa decisione è arrivata pochi giorni dopo, in qualche modo, la diffusione della notizia che la giunta regionale dello stesso colore politico ha dato un super premio di circa 35.000 euro al direttore generale della ASL di Pescara. C'è ovviamente una situazione che ci porta a dire che questa amministrazione, questo centrodestra, a qualunque livello istituzionale e sui lavori, fa male ogni giorno di più al nostro territorio e al nostro paese. C'è una vera e propria emergenza democratica e sociale in questo sia in questo territorio che in questo paese, e di conseguenza è necessario assolutamente fare di tutto perché questa esperienza di governo a tutti i livelli cessi nel minor tempo possibile. Abbiamo scelto oggi quindi di concentrare il dibattito sulla situazione politica nazionale, che sta ovviamente degenerando di giorno in giorno. Quello che è successo sabato è stato particolarmente grave perché ha dato la dimostrazione non soltanto di una sostanziale non capacità del governo di gestire l'ordine pubblico, perché questo è sotto gli occhi di tutti, ma anche è stata la prova che in qualche modo l'obiettivo è stato colto, quello cioè di far tacere in qualche modo la protesta legittima, giusta, di centinaia di migliaia di persone, perché da due giorni si parla soltanto del Black Bloc e dei neri. Chiaramente il nostro partito ha respinto a ogni livello istituzionale ogni forma di violenza, ed è giusto che sia così. Sicuramente quelle persone non ci appartengono, non ci appartiene il loro modo di fare politica, ma non è quello un modo di fare politica. Sicuramente però il macro obiettivo di non far parlare dei problemi di una generazione è stato raggiunto. Problemi che sono comunque sotto gli occhi di tutti: c'è un'intera generazione che vive con 800 euro al mese. Proprio in questi giorni sono uscite anche delle ricerche che paradossalmente mettono insieme due generazioni, quella dei giovani e quella degli anziani, che sono costretti entrambi a vivere con pensioni o con stipendi sicuramente a ridosso della soglia di povertà, mentre c'è ovviamente un welfare state che è concentrato su una sola generazione. Questo è un problema che il nostro partito ha il dovere di affrontare, ed è per questo che noi oggi vogliamo affrontare questi argomenti con una serie di rappresentanti delle istituzioni. Vi ringrazio tutti quanti, poi mano a mano che parleranno ci sarà occasione appunto di ringraziarli. Io non voglio dire molto di più, perché è giusto che si dia la parola appunto a questi rappresentanti, ed è giusto poi che anche voi che siete in qualche modo dall'altra parte della scrivania possiate dire la vostra. Io do intanto la parola al segretario cittadino Stefano Casciano, con un saluto. Bello, Stefano. Allora, innanzitutto ti ringrazio, prima cosa, di avermi invitato, seconda cosa, forse più importante, quella di ringraziarvi di aver creato un momento di discussione come quella che andiamo a affrontare questa sera. Sono dei giorni molto difficili per il nostro paese, per la nostra città, per la nostra regione, perché accanto a una crisi economica che colpisce tutte le famiglie, ci sono gli aumenti delle tasse, le tasse in genere, ci sono anche una crisi profonda che, come diceva Piero, colpisce in maggior modo la nuova generazione. Sono giorni molto difficili, dicevo, perché accanto a questa crisi economica c'è un'incapacità di governo che riguarda tutti gli ambiti degli enti locali, il comune, la provincia, la regione e il governo nazionale. Devo dire che le immagini che sono apparse sabato in televisione sono delle immagini molto tristi da vedere, molto io non vorrei tornare indietro negli anni, però sembra quasi di tornare agli anni 70, quando i partiti, quei partiti seri, dovevano garantire la democrazia nel nostro paese. Lo dico perché da una parte ci troviamo una piccola parte di una generazione che affronta i problemi come abbiamo visto sabato, cioè quello di sfasciare tutto, di contrapporsi alle forze dell'ordine,
di creare caos. Dall'altra parte abbiamo l'incapacità di questo governo e delle amministrazioni locali, specialmente quelle nostre, di affrontare i paesi, di affrontare i problemi che gravano sui cittadini. Qualche ora fa ho avuto il piacere di parlare per telefono con un giovane agente di polizia che lavora alla questura di Pescara. Ebbene, dal prossimo mese gli agenti di polizia della questura di Pescara non verranno pagati più le quattordicesime, cioè l'incentivo annuale che loro prendono per le loro prestazioni. Verrà pagato solamente il 25% degli straordinari. Non verranno più pagate le trasferte di pubblica sicurezza, cioè quelle persone che sabato hanno preso i San Pietrini in testa, cioè gli agenti di polizia, a loro non verrà pagata nessuna indennità per quello che è successo il sabato. Ecco, da una parte abbiamo praticamente questo governo che non fa nulla per assicurare i cittadini, per assicurare chi deve assicurare ai cittadini la sicurezza. E questo dimostra l'incapacità totale di questo governo. Sono state sottratte, io faccio solamente alcuni esempi, sono state sottratte nuovamente delle risorse per quello che è il comparto della pubblica sicurezza, ma qui Vittoria può essere più precisa di me, la cultura, la sanità. Affronteremo nei giorni... Come? Trasporti. I trasporti. Affronteremo dei giorni che non saranno come oggi, cioè saranno peggio di oggi. Affronteremo un 2012 che sarà un 2012 tremendo per le famiglie e per i lavoratori. Io chiudo dicendo che è molto importante che l'attività di partito non si fermi qui, nel senso mi fa molto piacere quando i circoli organizzano questi momenti di discussione. È giusto che chi sia di qua del tavolo parli di meno, ma si ascolti soprattutto gli amici e i compagni che sono dall'altra parte, perché creare questi momenti di occasione a me rincuorano. Perché devo dire che certe volte sono un po' rammaricato, qui io parlo fuori, diciamo, parlo con molta sincerità e molta franchezza, sono molto amareggiato quando vedo alcune nostre iniziative che non sono molto partecipate. Io, come dicevo prima, c'è bisogno del nostro partito, che il nostro partito torni necessariamente sulle piazze, nelle piazze, nelle strade. L'appuntamento del 5 novembre sarà un appuntamento importantissimo, dove io vi invito tutti quanti a partecipare, perché sarà una risposta a quello che è il comportamento del governo e a quello che è successo sabato. Noi dobbiamo invadere le strade di Roma democraticamente, pacificamente, e dimostrare che c'è una grande forza nel nostro paese con il suo servizio d'ordine che vuole candidarsi alla guida di questo paese. Una piccola parentesi la voglio aprire sul comune di Pescara. A breve chiamerò i segretari dei circoli, perché è ora di iniziare una campagna, io direi, come si dice nel mio quartiere, una campagna tosta contro questa amministrazione. Quella della tassa sui pensionati che frequentano i centri sociali, questa è l'ultima di una serie di azioni sgradevoli che questa amministrazione fa. Basti pensare che un mese fa è stata approvata una delibera con cui si iniziano a privatizzare gli asili nido. Chiamerò i coordinatori di circoli, perché dobbiamo iniziare una campagna dura contro questo governo cittadino, al fianco dei consiglieri comunali che non fanno alcuno sconto a questa amministrazione. Noi altrettanto, come partito, dobbiamo iniziare una campagna dura che convinca questa città, che è già convinta, lo vediamo con le classifiche nazionali che vengono pubblicate, il nostro sindaco non c'è, non esiste e non si occupa dei problemi della città. Noi dobbiamo andare a dire, dobbiamo andare in giro per la città a raccontare quello che succede all'interno del palazzo di città, dobbiamo farlo tutti quanti insieme. Io ringrazio ancora tutti quanti per la vostra disponibilità, la vostra passione e la caparbietà nell'organizzare questo tipo di eventi. Grazie. Grazie Stefano. Io direi di dare la parola subito a Vittorio Dicetto, che è qui chiaramente nelle vesti di parlamentare del nostro territorio, ma anche di nostra amica, quindi ci fa una panoramica di quello che ovviamente sta avvenendo a livello nazionale, e dopodiché direi di aprire il dibattito, chiaramente tutti quanti possono dire la loro, fra un po' ci aggiungerà anche il senatore Legni. Vittoria. Grazie, io ringrazio tutti di essere qui e tutti gli amici che sempre ci sono vicini. Mi sarei aspettata, mi sarebbe piaciuto
che ci fosse stata ancora più affluenza, però mi rendo conto che c'è purtroppo ormai mancanza di fiducia e di credibilità verso l'istituzione, e quindi molti amici non ci raggiungono perché ormai sono stufi delle parole, ci vogliono i fatti. E quello che vogliamo dire con il titolo di questa iniziativa che voi avete preparato, non ci sono più scuse, effettivamente non ci sono più scuse. Avete visto come il governo non è riuscito ad approvare il rendiconto del bilancio dello Stato, e devo dire abbiamo giocato anche un piccolo artificio per poterci arrivare. E ci sarebbe bastato poco per poter ottenere anche il giorno dopo la sfiducia verso il governo. Purtroppo i radicali non si sono mostrati alleati come dovrebbero essere, ed è la seconda volta che si propinano in questo modo. E la prima volta è stato quando abbiamo votato la sfiducia all'onorevole Romano, al ministro Romano. E io dico, però è una mia personale opinione, se queste persone non si dimostrano alleati, è inutile averle vicine, è inutile continuare a dire che fanno parte del nostro gruppo. Perché ogni volta che è successo che noi avevamo bisogno di loro, loro si sono mostrati o contrari o non hanno seguito le nostre orme. Quindi io penso che sia il caso di fare una scelta, però questo chiaramente lo deve fare il segretario, il nostro segretario, e aspettiamo le direttive che lui ci darà. La direzione l'abbiamo fatta da poco, in quella direzione lui ha detto che non sarebbe utile andare alle elezioni, non sarebbe utile neanche per noi, perché in questo momento i problemi grossi che il Paese ha sono il debito, l'enorme debito pubblico e la sfiducia appunto che i cittadini hanno verso di noi. Per cui in poco tempo non si riesce neanche a cambiare la legge elettorale, e questa legge veramente è una vergogna, perché andremo di nuovo a posizionare delle persone nelle varie liste di candidati e il cittadino non potrebbe un'altra volta scegliere chi vuole al governo. Per cui sarebbe il caso forse di fare delle alleanze nuove, o riproporre le alleanze con il Sinistra di Libertà e con l'Italia dei Valori in modo diverso, in modo nuovo, e poi provare, ma lentamente, a avvicinarsi al terzo polo. Siamo in attesa di quello che avviene, perché avevamo iniziato a fare un percorso, ma queste ultime cose che sono successe ci hanno dato la speranza che si può costruire qualcosa veramente di nuovo. E quindi continuiamo a lavorare nelle commissioni, continuiamo a fare le riunioni, facciamo le assemblee ad Oran. Siamo tutti in allerta, perché non si sa che cosa succede. Qualcuno dice che andremo a votare in primavera, qualcun altro dice no, quello sta là e non ci sta verso di toglierlo dalla sella. Quello però di cui vi volevo parlare, che veramente mi dispiace, è che si parla tanto di attacco alla magistratura, di legge ad personam. Noi attacchiamo Berlusconi su queste cose.
quello che su cui veramente dovremmo attaccarlo è l'attacco indiscriminato al welfare. Lui e i suoi ministri, il suo governo, purtroppo hanno umiliato la gente, hanno umiliato il paese, perché il Fondo Nazionale purtroppo non garantisce i servizi minimi che noi vorremmo offrire alla gente. E questo non voler trasferire i fondi alle regioni e comuni, perché poi è tutto una consecuzio, per cui se mancano i fondi alle regioni, mancano i comuni, manca la gente, ci mette in grossa difficoltà, perché i comuni, non avendo i fondi, o devono provvedere da soli oppure devono tagliare i servizi. E purtroppo, non avendo i fondi, gli ultimi tagli che ci sono stati agli enti locali hanno portato una diminuzione dei servizi. Servizi che sono servizi necessari. E hanno tolto il sostegno ai disabili, ai bambini disabili nelle scuole. Proprio ieri una signora si lamentava del fatto che ragazzi che potrebbero essere riabilitati non possono avere più questo sostegno, perché sono stati tagliati drasticamente anche gli insegnanti, il contratto agli insegnanti di sostegno. E il personale è stato tagliato, le ore sono state tagliate, il tempo indeterminato, le discipline, le sperimentazioni, i laboratori nelle scuole. E nella sanità addirittura i LEA, i servizi essenziali di assistenza, sono stati tagliati, e noi vediamo le persone che non sanno come fare, perché non si possono permettere di prendere un infermiere a domicilio o neanche di poter fare riferimento a qualche familiare, perché se un familiare che si trova in condizioni purtroppo disagiate ha bisogno di andare a lavorare, quindi non può fare assistenza in casa alle persone come prima si faceva. Ma prima i comuni garantivano il sostegno alla famiglia e davano dei contributi, abbiamo lottato tanto per dare i contributi per le famiglie che avevano i disabili in casa, e adesso praticamente non sono stati stanziati fondi per questo. Addirittura io vi porto dei numeri, il Fondo Nazionale oggi ammonta a 275 milioni di euro, mentre 3 anni fa il governo Prodi erano 929 milioni. Nei 3 anni di Berlusconi sono stati tagliati 700 milioni. E questi, appunto, come dicevo prima, sono soldi che sono stati tagliati alle regioni, quindi ai comuni, e quindi sono stati tagliati i servizi. E il fondo alla famiglia è passato da 346 milioni di euro del 2008, governo Prodi, a 52 milioni, praticamente quasi 300 milioni sono stati tagliati. Nel 2008 appunto erano 300 milioni. Il fondo per le politiche giovanili ammontava a 100 milioni di euro, adesso non c'è niente. Il fondo per i servizi destinati all'infanzia e agli asili nido, lo stesso, nel 2008 erano 100 milioni, adesso zero. E quando il governo centrale azzera o riduce drasticamente i fondi per il sociale in tutte le sue articolazioni, oppure, come dicevamo prima, si tagliano i servizi. E sul fronte della cultura già ve ne ho parlato, quindi noi adesso ci troviamo a ragionare e a lavorare nelle commissioni per cercare di in qualche altro modo di far rientrare dei soldi, però purtroppo la strada è lunga, la strada è faticosa,
nelle commissioni qualche volta si riesce a trovare il percorso della coscienza, ma quando si arriva in aula loro hanno l'input di votare in un determinato modo, purtroppo si azzera tutto il lavoro fatto in commissione. Questo ci porta anche a decidere per un attacco un po' diverso, per cui noi siamo qua sul territorio a chiedervi di starci vicino e di lavorare con noi, perché in qualche modo dobbiamo trovare la soluzione per dare le risposte al paese. Le risposte al paese si danno con le azioni. E io per esempio nel mio piccolo, come medico di base, cerco in qualche modo di andare incontro anche alle piccole necessità della gente, e quando sono qui cerco anche di risolvere dei problemi, ma non è facile per tutti fare la stessa cosa, quindi noi dobbiamo fare i conti con quello che il comune ha, e come diceva Stefano, addirittura abbiamo visto sulla stampa che il nostro sindaco non è riuscito ad arrivare neanche tra i 50 che sono stati enunciati tra quelli che si comportano meglio, per cui questo ci dà la, diciamo, la dimostrazione che purtroppo nella città non si sta facendo niente. Io non vorrei prendere tanto tempo, perché vorrei che i nostri amici potessero dire da loro, e quindi siamo qua a disposizione per qualsiasi cosa possiamo, per qualsiasi contributo possiamo dare. Grazie Vittoria. È anche arrivata la consigliera regionale Marinella Scrocco, se intanto ci vuole dare questo contributo, poi chiaramente invito tutti quanti a iscriversi a parlare, ovviamente partendo dai consiglieri comunali presenti, Guarducci, Pedasioli e Fusini. Prego Marinella. Cinque minuti, però. Vabbè, ringrazio Piero, ringrazio il Circolo per aver organizzato questa assemblea. Insomma, mi sembra anche una delle assemblee meglio riuscite negli ultimi tempi, devo dire, dopo l'estate, diciamo così. Non ripeto quello che ha detto Vittoria, anche se sono entrata alla fine, ho sentito che ha toccato un po' dei temi che mi sono molto a cuore. Chiaramente dico solo questo, che ai tagli che Vittoria diceva sulle politiche sociali si sono aggiunti i tagli della regione. La regione Abruzzo è stata una delle regioni che non ha aggiunto fondi ai tagli dello Stato. Lo Stato ha tagliato, la regione Abruzzo ha tagliato ulteriormente. Ci sono regioni, e questo non è che perché c'è la crisi, perché poi quello che vogliono far passare è che siccome c'è la crisi, allora non possiamo avere servizi, allora dobbiamo tagliare sul territorio e i comuni devono tagliare i servizi o le province devono tagliare i servizi. Ci sono regioni virtuose, regioni che hanno potuto mettere, che hanno messo, hanno colmato, hanno riempito il taglio che il governo aveva fatto, e parlo soprattutto per quanto riguarda proprio le tematiche che Vittoria toccava, cioè quelle delle politiche sociali, per cui ci troveremo ad avere una crisi economica che colpisce il nostro territorio, famiglie con disoccupati, con cassa integrati, con persone fuoriuscite comunque dal mondo del lavoro in un'età anche produttiva, di 45 anni, 50 anni, e non avremo sostegno e servizi proprio alle famiglie. Quindi questo è il grande dramma di questo tempo, è un dramma che riguarda il nostro territorio. Oltre a non avere servizi, quando parlo di servizi non parlo solamente di servizi sociali. So che questo tema è sempre trattato anche con un po' di troppo spesso anche con un po' di leggerezza da parte
della classe politica, perché poi purtroppo molto spesso è anche l'ultima parte del bilancio, di tutti i bilanci, di tutte le regioni, di tante regioni, di tante amministrazioni. Quando parlo di servizi alle famiglie parlo per esempio della drammaticità anche dei trasporti, e questo è un tema regionale molto sentito in questi giorni. Vedete, avete sentito, avete visto, avete letto le ultime notizie sulla GTM pescarese dei lavoratori che stanno scioperando lo Stato, e quindi poi la regione che non ha fondi ha tagliato drasticamente chilometri, per cui il servizio del trasporto è un servizio che poi inevitabilmente ricade sulla famiglia, perché se io che abito a Montebello non posso portare mio figlio a scuola o comunque ho difficoltà la mattina, il problema è della madre e del padre. Se è un disabile o se sono disabile faccio difficoltà, no? O se c'è un disabile in casa e non c'è il servizio di trasporto e magari abito anche in una zona non centrale, è un dramma. Per cui quando parlo di tagli drastici del governo e di non rimpinguamento da parte della regione parlo di queste cose, quindi non solo servizi sociali ma per esempio anche di trasporto. E io so che già devo tagliare, volevo dire un'altra cosa proprio per non ripetere con quello che diceva Vittoria. Negli ultimi giorni avete sentito anche sui giornali, avete letto sui giornali la questione del patto per l'Abruzzo. È una questione che stiamo trattando in questi giorni anche nella cabina di regia, per esempio questa mattina del PD Abruzzo. Il patto per l'Abruzzo è un patto di cui fanno parte diverse categorie, associazioni di categorie e sindacati, e nel quale patto il PD è voluto stare. Perché è voluto stare? Per una ragione molto semplice. In questo momento la Regione Abruzzo non ha liquidità, quindi non c'è denaro corrente, che è poi quello che serve anche per molte cose, insomma, per fare fronte a molte questioni. Gli unici fondi di cui la Regione Abruzzo dispone sono tre tipi di fondi, sono i famosi FAS di cui tutti avete sentito parlare o avete letto almeno una volta, i fondi per le infrastrutture e il master plan, questi tre fondi costituiscono, ci siamo seduti, come dire, a un tavolo insieme alla maggioranza, insieme alle categorie, per vedere come, e abbiamo fatto anche noi la nostra proposta, concordata con i territori, c'erano anche i consiglieri comunali di Pescara allora, facemmo noi la nostra proposta per il patto per l'Abruzzo, cioè come potevano, secondo noi, come era possibile, secondo noi, come potevamo usare questi fondi affinché l'Abruzzo in qualche modo potesse ripartire, potesse uscire dalla crisi. Quello che è successo è che questi fondi per il patto per l'Abruzzo servivano, o comunque erano stati dati all'Abruzzo proprio per far sì che potesse rimettersi in moto, affinché questi fondi potessero in qualche modo svilupparsi in ulteriore, e produrre ulteriore finanza, quindi movimento, impresa, eccetera, eccetera. Quindi non sono, ecco, sono fondi che dovevano creare una sorta di moltiplicatore economico sul territorio, no? Quindi venivano dati, faccio l'esempio, alle imprese affinché le imprese potessero lavorare, quindi produrre servizi e quindi lavoro, eccetera, eccetera. La verità, purtroppo drammatica, che è quella che noi abbiamo contestato, è che in realtà questi fondi FAS sono stati usati per gran parte solamente per qui mi dispiace, c'è Antonio no, scherzo, una battuta, perché lavora nell'assessorato allo sport, sono stati usati in gran parte per nella parte contributi, no? per le associazioni sportive, per coprire, come dire, un po', per mettere le pezze a questi buchi di bilancio della Regione Abruzzo.
solo il 25% è stato usato per le imprese e solo un'altra percentuale bassissima per le infrastrutture. Gran parte dei fondi FAS viene usato per coprire buchi di bilancio, quindi nel settore dello sport, nel settore della cultura. Una sorta di coperta, no, da mettere per coprire i buchi. È chiaro che questo è un problema politico grande, perché i FAS in qualche modo, ripeto, non dovevano servire a questo, ma dovevano essere un moltiplicatore sul territorio. Ad una prima, il tavolo del patto per l'Abruzzo si è in realtà seduto a tavolo, come dire, si è riunito pochissime volte, un paio di volte, due o tre volte, e l'ultima volta che Oddi, appunto, anche sul giornale, ha dato la disponibilità al patto e quindi anche al PD di poter rimodulare in qualche modo, cambiare in qualche modo il patto. Quindi questo lo dico perché in questi giorni ci stiamo riunendo, saranno sentiti anche i territori, proprio per capire come è possibile e se è possibile, quanto, in che misura variare il patto. Per Pescara che cosa c'è nel patto? Ci sono poche cose e anche non poco chiare. Poche cose anche confuse, cari amici e compagni, perché ci sono dei fondi che riguardano per esempio il dragaggio, ma non si capisce cosa, no? Per quale operazione all'interno dell'operazione grande dragaggio, del progetto del dragaggio. Ci sono dei fondi che dovranno essere spesi per la filovia, ma senza il progetto della filovia. In realtà manca la progettualità, però sul patto c'è scritto filovia 16 milioni di euro. Ci sono dei fondi per esempio su altre piccole questioni, ma per esempio, volendo alzare ancora di più lo sguardo, non c'è niente per la Vestina, per l'area Vestina, uscendo un po' da Pescara. Non c'è niente per l'area Vestina e sappiamo, anche in questo perché lo vediamo, sui giornali, la difficoltà anche che ha quell'area rispetto per esempio alla crisi del polo della moda. Non è nulla contemplato all'interno del patto o della crisi della Val Pescara. Insomma, è un patto che, ripeto, fa difficoltà a dare delle risposte concrete alle imprese, alla problematica del lavoro, alla problematica appunto, alla questione delle infrastrutture, ma dà solamente risposte forse elettorali, perché poi i contributi a pensare male, no? Non si sbaglia, destinare gran parte di questi fondi che servivano per rimuovere la nostra regione, destinarla a contributi per le associazioni sportive e culturali, insomma, mi sembra molto più un'operazione elettorale in vista delle future elezioni che di reale veramente di reale bisogno della regione. Questo per quanto il patto dell'Abruzzo, ripeto, faremo a breve con il regionale un incontro aperto anche ai territori, proprio per dare voce ai consiglieri comunali, a chi in qualche modo è interessato, per vedere che cosa si può cambiare anche per Pescara rispetto a questa questione. C'è la questione sanità. Voi la vedete, ho visto un manifesto tra l'altro fatto proprio dal vostro circolo rispetto agli aumenti che Damario aveva dato a se stesso e al suo staff, proprio perché ha raggiunto, secondo il governatore Chiodi, degli obiettivi. Ed abbiamo l'Italia dei Valori, ha chiamato Damario in commissione, una commissione lunghissima tra l'altro, e io mi sono anche opposta, perché in realtà io non voglio parlare con Damario, ma voglio parlare con Chiodi, perché Damario non può dire altro che lui è bravo, in realtà perché in realtà io voglio parlare con Chiodi, che è stato colui che ha deciso di assegnargli i soldi, questo bonus. Non
un momento in cui mandano i precari a casa. Esatto, in un momento in cui a chiunque è stato chiesto di fare un sacrificio, in un momento in cui stanno chiudendo ospedali, ma non solo chiudendo ospedali, chiudono gli ospedali e non danno risposte immediate su quello che è la loro idea di sanità. E allora si dice che Popoli sarà un ospedale per la riabilitazione, ma in realtà nulla fa pensare che questo possa succedere, perché poi nella pratica non stanno operando affinché veramente, concretamente, Popoli diventi. E quindi è una sanità allo sbando, che vede sempre le lunghe file al CUP o grandi attese, grandi liste d'attese, vede sempre barelle sui corridoi, insomma, anche rispetto all'idea di sanità. Rispetto a questo c'è un'altra cosa che voglio dire, che è politicamente grave, forse l'ho detta anche in altre occasioni. La Regione Abruzzo ha completamente esautorato i consiglieri regionali dal compito di essere legislatori e di decidere della sanità dei propri abruzzesi. Noi siamo stati eletti anche per decidere rispetto alle questioni sanitarie, ma siamo stati tagliati da ogni decisione. Badate bene, il consiglio tutto, perché tante volte ci siamo ritrovati a dare noi i documenti a alcuni consiglieri di centrodestra, perché la sanità è decisa completamente da Chiodi e dalla Baraldi con Roma. Nessun atto è passato in consiglio, nessun atto di nessun tipo. E stiamo ancora aspettando cose, progetti che sarebbero dovuti uscire a dicembre, e parlo per esempio della riorganizzazione del piano operativo, e parlo del piano della residenzialità, del piano che è appunto dei posti letto, della riabilitazione, insomma tutto è deciso in maniera centralizzata. Ricordo Chiodi che al consiglio proprio sulla sanità ci disse queste parole, queste sono state veramente la metafora di come lui pensa di operare da presidente della regione in questa regione. Ci disse: vedrete, io da commissario vi ridarò una sanità migliore e poi sarete voi che dovrete continuare il mio lavoro. Come se lui si togliesse, no, io da commissario, gli abiti del presidente, ci penso io e poi vi darò la sanità da amministrare. Insomma, è veramente frustrante da un lato, è assolutamente immorale, dico, non democratico dall'altra parte. E così succede su molte questioni, ripeto, nulla è portato in consiglio. Non sto qui a ridire la questione del terremoto, che abbiamo più volte affrontato anche durante la festa democratica. Abbiamo avuto il vice sindaco dell'Aquila, una regione che non ha visto in consiglio mai un atto, mai una decisione sul terremoto. Tutto è stato una regione commissariata ai commissari, direi così, due volte commissariata. È una regione che non decide sul welfare, è una regione che non decide sul lavoro. C'è una proposta di legge sulla riforma del lavoro, ricito un'altra volta Antonio, perché la stessa riforma del lavoro per quella del welfare, perché vede lavoro e politiche sociali insieme, che aveva destato qualche preoccupazione sugli asili nido, è ancora ferma dentro il tavolo dell'assessore, probabilmente. Dopo due anni e mezzo non sono stati capaci ancora di riformare, di fare una riforma generale, una legge quadro, no? Sul lavoro e sulle politiche sociali. Quindi è una regione che si muove a tentoni, è una regione che quando ha i fondi FAS, infrastrutture, master plan, non li usa come dovrebbe, ma li usa per fare la campagna elettorale. E su questo dico una cosa che ho dimenticato prima: sul fondo delle infrastrutture praticamente c'è zero. Sull'accordo quadro fatto a Roma, firmato da Berlusconi, firmato da la ministra siciliana, che in questo momento non ricordo, la Prestigiacomo, non manca la firma di Tremonti, e già lì a noi ci venne il dubbio che mancavano il cassiere, tant'è che a quasi due anni da quella firma nulla è arrivato in Regione Abruzzo. C'erano
fondi lì per il porto, c'erano fondi per l'aeroporto, c'erano fondi per le grandi infrastrutture, ma ad oggi niente, quindi non sanno amministrare la parte economica, non vanno avanti con la parte legislativa, è una regione completamente ferma. L'unica cosa che cercano di fare, ma anche male, che hanno cercato di fare, ma anche male, è stata la riforma degli enti. E perché l'hanno rifatta male? E qui chiudo perché non so se posso andare avanti. E la riforma degli enti. Ancora mi sono portata niente di ritirata. La batteria è carica, quindi la riforma degli enti, avete sentito? Sì. Per quanto riguarda le decisioni degli ospedali e altro, no? Ho capito quella proposta degli altri, ma c'è che sia così, io regionale vorrei capire un po' la proposta nostra che qua c'è il problema, perché la cosa non viene. Bravo, allora noi rispetto alla sanità abbiamo fatto un gruppo di lavoro da un annetto, c'è un gruppo di lavoro guidato da Giovanni D'Amico, che è il consigliere, l'ex assessore al bilancio, il consigliere regionale dell'Aquilano, che ha prodotto un documento, l'ha redatto, lo sta rivedendo in questi giorni, uscirà a breve, faremo una conferenza stampa con questo documento, che anzi porterò anche a Piero documento che però lancerà una campagna sul territorio, perché come consiglio il gruppo regionale ha intenzione di andare a visitare i vari ospedali per raccontare loro qual è la nostra proposta della sanità, che è certamente una proposta chiara, a volte anche, vedi, noi avevamo fatto un piano di rientro molto chiaro, un piano di rientro che aveva tagliato alcune cose, che però se avessero seguito fino in fondo ci avrebbe riportato, tolto dal debito nel 2012. In realtà loro non solo non hanno, a loro bastava veramente continuare col piano di rientro, il piano di rientro fatto da noi ma approvato dal governo, che ci avrebbe fatto rientrare dal debito nel 2012. Loro hanno completamente stravolto questo, che era un piano chiaro, ripeto, anche lì bisognava tagliare un po', no? C'erano dei tagli da fare, c'erano delle cose da cambiare, ma tutto sommato, no? E stava producendo anche dei frutti. Loro hanno completamente stravolto questo piano di rientro e hanno un'idea che non c'è chiara, se non quella in questo momento di andare a arricchire i privati, perché quello che sta succedendo è proprio questo, e al loro disegno, io dico diabolico perché non si capisce se non in questo aspetto, si aggiunge anche un'altra questione che abbiamo io, Camillo, ad Alessandro denunciato una settimana fa, cioè la questione del ticket, che questa è una questione molto spiccia che interessa però purtroppo, anzi dei super ticket, perché i ticket che la gente già paga per le prestazioni si aggiunge un ticket di 10 euro che è ulteriore, allora io pago il ticket per una prestazione e oltre a questo ho 10 euro in più, che è una cosa assurda, che la Lombardia invece ha già rivisto e ha risistemato facendo un unico ticket a seconda della prestazione, da nucleare fa pagare tutta la medicina, tutta la diagnostica e le analisi che riguardano la medicina nucleare si paga fino a 30 euro e insomma le piccole analisi del colesterolo si pagano molto meno. Questa è una proposta, ma la domanda che tu mi volevi fare, che era molto precisa, in realtà la risposta è questa: noi avevamo già un piano sanitario, e un piano di rientro molto chiaro. La nostra idea di sanità è certo allora anche noi diciamo che noi partiamo dal presupposto che non è possibile avere 100 ospedali in ogni luogo, questo è chiaro ed è chiaro a tutti, però non è possibile neanche che ci siano anche delle disparità, no, sui territori, perché ci sono
territori che hanno avuto, che non hanno avuto i tagli che ha avuto la provincia di Pescara. Proprio mercoledì andremo anche a Popoli a vedere, stiamo lavorando, no? Anche per avere un'idea condivisa di sanità. Andremo a Popoli e il nostro documento sarà anche redatto con l'aiuto dei consiglieri di Popoli. Stiamo appunto cercando di andare sui territori per avere anche noi un'idea chiara, ripeto, ma partiamo da questo presupposto. La nostra idea era il nostro piano di rientro, che era quello vigente, che loro stanno cambiando, che stanno cercando di cambiare, stanno cambiando e non si capisce dove vogliono andare. Il nostro piano era quello. Basta, io non so se qualcun altro domande. Grazie Marianella. Possiamo aprire il dibattito se c'è qualcuno che vuole fare un intervento, chiedo soprattutto ai tre gruppi di comunali presenti se voglio dare un contributo o ai due gruppi presenti. Ma io non voglio fare un intervento, voglio fare due domande. Intanto volevo ringraziare, come ha fatto anche Stefano, diciamo, il circolo perché ha organizzato questa bella riunione stasera. Secondo me, dalla voglia di parlare delle persone che sono intervenute fino ad oggi, si sente la mancanza, nel senso che c'è voglia di confrontarsi con la gente. E secondo me, in occasioni come queste, è molto importante ascoltare quello che la gente ci chiede. Perché quello che la gente ci chiede è cosa vorrebbe nel futuro, diciamo, elettorale del Partito Democratico e in un'Italia migliore, ma soprattutto anche comprendere. No? E allora le domande che io questa sera vorrei porre, poi sono le domande che ogni giorno ci fanno i cittadini quando mi incontrano per la città, e quindi mi faccio in un certo senso portavoce di queste, visto e considerato che trattiamo anche i temi nazionali, visto che considerato che trattiamo anche di un tema nazionale oggi, dicendo appunto che non ci sono più scuse, cioè che cosa propone il PD per il dopo Berlusconi? Perché è chiaro che siamo in un momento in cui, diciamo, si scommette sulla data di cessazione di questa azienda, perché di azienda si tratta. Ma noi subito dopo che cosa proponiamo? È uscito un bell'articolo sul Corriere della Sera di domenica, se non mi sbaglio, che è un articolo di D'Alema, che proponeva un obiettivo che si può sintetizzare come un obiettivo elettorale, quello del raggiungimento del 60% dei consensi della base elettorale, diciamo, italiana, perché, faceva giustamente notare Massimo D'Alema, è necessario essere anche un'alternativa che poi possa governare l'Italia. Oppure vogliamo, diciamo, incardinare ancora quella concezione del vecchio Ulivo allargato a Sel, in questo caso a quella fotografia scattata a Vasto, che tanto è diventata famosa per l'Italia, di Bersani, Vendola e Di Pietro. Secondo me la prima cosa che ci chiedono gli italiani, che già hanno giudicato il governo Berlusconi, che non lo voterebbero mai, è qual è l'alternativa? Che cosa proponiamo noi? E io sono convinto che per proporre un'alternativa all'Italia di oggi bisogna essere molto coraggiosi, bisogna saperle dire delle cose, bisogna fare delle scelte, perché la gente oggi ci chiede delle scelte. Bisogna capire che un terzo dei giovani pescaresi oggi non lavora con i giovani italiani, scusate, sono abituato molto di più a parlare del comune di Pescara, non lavora, è inoccupato, ci sono addirittura 2 milioni di giovani che sono a casa, che non studiano e non cercano lavoro, sono i cosiddetti disperati, quelli che non hanno più speranze nel futuro, e noi dobbiamo dare anche una speranza a loro. Noi siamo il Partito Democratico, siamo una forza riformista. Se siamo veramente riformisti, dobbiamo dire alla gente che siamo disposti anche a cedere di qualche passo sulle garanzie della tutela reale del mondo del lavoro, purché ci sia una nuova legge organica per i giovani nel mondo del lavoro. È fondamentale. Oggi quello che ci chiedono, io lo vivo da consigliere comunale, ma penso che anche gli altri avranno le stesse richieste. La prima cosa è il lavoro, un'opportunità, una possibilità di vivere il futuro, non precario, non flessibile ogni giorno, ma un futuro certo che permetta di aprire, di chiedere un mutuo, di comprarsi una casa, di mettere su famiglia. Queste sono le domande che ci fanno oggi.
Oggi l'attacco del governo Berlusconi è un attacco allo Stato sociale. Si attacca la sanità, si attacca il mondo del lavoro, si attacca la cultura, che è fondamentale, e che non è vero come dice Tremonti che non fa aumentare il PIL, anzi, tutt'altro. Su queste cose noi dobbiamo rispondere. Secondo me oggi le risposte che dobbiamo dare alla gente sono: che cosa proponiamo noi per il dopo Berlusconi, e tre cose chiare su questi campi. Come intendiamo portare a casa il risultato che l'Italia ci chiede? Lavoro, sicurezza, cultura e uno Stato sociale fondato sulla sanità. Quello che succede a livello regionale, provinciale e comunale in questi giorni, ma io direi in questi 2 anni e mezzo, è tutto il contrario di quello che noi proponiamo alla gente. Perché a livello regionale sapete tutti, l'ha detto benissimo Marinella, siamo commissariati sui campi più importanti nel settore regionale. A livello provinciale viviamo, è finita diciamo la storia d'amore tra la provincia di Pescara e Torino Test, insomma abbiamo visto in questi giorni che abbiamo dei gravi dubbi sulla stabilità del governo, siamo 13 a 13, 13 a 12, adesso non ricordo bene perfettamente, però anche sulla provincia di Pescara non vediamo cose fatte. Mandati a casa i precari e notizie di questi giorni per quanto riguarda una cosa che giustamente ha detto anche Vittoria prima, l'assistenza specialistica ai disabili. Per la prima volta quest'anno spettava la provincia a far fronte all'assistenza specialistica ai disabili. Ci sono ragazzi disabili che frequentano le scuole superiori e la provincia di Pescara che si è trovata a fare un appalto. Guardate, lo dico, non mi piace citare i casi singoli, però lo dico perché questo è qualcosa veramente che ci deve colpire. Fanno un appalto per ridare l'assistenza specialistica a questi ragazzi della durata di 2 mesi, che comincia dopo 1 mese dall'inizio della scuola, si scadrà a dicembre e dovranno fare un altro appalto. Nel frattempo cambiano gli insegnanti, non sono più qualificati come prima, questi alunni vanno a scuola senza capirci nulla. Questo è successo nella provincia di Pescara e forse anche a livello provinciale abbiamo bisogno di qualcuno di noi che queste cose le dicesse ad alta voce. Come si fa in comune? In comune, guardate, io l'esperienza che vivo io in Consiglio Comunale a Pescara è di avere 10 consiglieri comunali che lavorano ciascuno nel loro campo di attività. Io mi occupo di mobilità, ma ce ne sono altri che si occupano anche di sociale e di altri campi. Si lavora ogni giorno, dalla mattina alla sera, almeno per effettuare un'opera di denuncia di quello che non va sulla città di Pescara. Però io sono convinto, e sono convinto perché mi scontro anche con la realtà di chi incontro ogni giorno nella città di Pescara, che non sono sufficienti i consiglieri comunali da soli. Non sono assolutamente sufficienti. Nel 2003 noi vincemmo nella città di Pescara. Tutti dicono perché avevamo Maradona. Benissimo, avevamo anche Maradona. Però dietro Maradona c'era una squadra che giocava, che aveva costruito un programma, che aveva rilanciato le sezioni. C'erano 8 sezioni dei democratici di sinistra sulla città di Pescara e non so quante della Margherita. Adesso siamo a 3 sezioni sul territorio. Questa è una che fa un'assemblea giustamente questa sera, poche altre che lavorano sul territorio. I consiglieri comunali da solo non vanno da nessuna parte, serve l'aiuto di tutti. Non so, è un po' un grido di dolore, però sono le domande che volevo fare a Vittoria, a Marinella e poi anche quando arriva Giovanni. Quindi, grazie. Giovanni sta arrivando, mi ha scritto un messaggio che fa qualcuno sa qui da noi. Si è scritto a parlare per la Bozzi. Io mi sono appuntato alcune cose perché volevo essere un po' preciso, insomma. È logico, noi abbiamo un problema in Italia che è quello di portare un po' la politica al posto giusto. L'unico sistema è quello di togliere il potere. Però non è che noi dobbiamo per il problema abbiamo risolto. Secondo me noi dovremmo risolvere prima il problema all'interno del Partito. Quindi io approfitto della presenza tra di Cecco, sperando che arrivi anche Legnini, per, proprio rifacendomi all'ultima frase che ha detto il consigliere comunale, un grido di dolore, praticamente di un semplice iscritto al partito. Quindi questi 5 punti che io vorrei sollevare, insomma, l'ho appuntato per essere appunto preciso, insomma. Noi abbiamo una grossa litigiosità all'interno del nostro partito. E si parla sempre della leadership di chi dovrebbe rappresentarci in un'eventuale elezione. Quindi questo secondo me insomma porta panico all'interno del partito, del Partito Democratico.
Perché? Perché un giorno si alza una persona e dice la sua, poi l'altro, contrario a quello che ho detto, per, alla fine il segretario praticamente sta in mezzo, io penso che abbia le idee chiare, però noi siamo anche portati a dire può darsi che sta andando pure in questo punto. Secondo me noi dovremmo ascoltare di più il segretario, perché il segretario è stato, non ci dimentichiamo di questa cosa, noi il segretario l'abbiamo eletto prima come iscritti e poi come primari. Esiste uno statuto del partito, faccio una parentesi, che stabilisce che se c'è un'elezione la leadership spetta al segretario. Fino a quando non viene modificato questo statuto, noi dovremmo rispettare quello che è stato già scritto. Secondo me, anziché parlare di leadership e cose varie, noi dovremmo parlare, cercare di stilare un programma che sia innanzitutto credibile, perché giustamente c'è stata una domanda di un iscritto, di un compagno, di un amico, quindi le esigenze esistono a noi iscritti, insomma, noi vorremmo sapere, vorremmo capire un po' di più, anche perché se dobbiamo, diciamo, fare proselitismo tra i nostri amici, i nostri parenti, insomma. Quindi fare un programma che sia accettato da tutte le componenti del nostro partito. Quindi prima facciamo un programma, perché noi siamo il partito che attualmente, dai secondi sondaggi, siamo al primo posto in Italia. Quindi noi dovremmo essere prima credibili, quindi stilare un programma che sia accettato all'interno della nostra coalizione. Non ci dimentichiamo che la nostra coalizione è formata da cattolici praticanti, cattolici laici, quindi ci stanno diverse anime. Questo è il rispetto di una, diciamo, piccola coalizione che ha formato un partito, perché noi abbiamo, diversamente dagli altri, abbiamo un partito. Quindi ecco, quando io dicevo dovremmo ritornare alla politica, dobbiamo, una volta che riusciamo a sconfiggere Berlusconi, speriamo che l'Italia torni a fare politica, speriamo che ci siano, tornino i partiti, perché quando c'erano i partiti c'era più dialogo, c'erano gli avversari politici, ma non c'erano i nemici. Oggi ci troviamo ad essere nemici del 50%, io penso del 40% della popolazione dell'Italia. Quindi a questo punto dopo vediamo i risultati. Noi abbiamo una realtà degli indignati, no? Questa è una realtà, non dobbiamo disconoscere questa realtà. Ci stanno dei giovani, io ho due figli, uno ha un problema, un altro problema. Quindi diciamo questa generazione di trentenni, che cosa avranno? Mio figlio ha 32 anni, quello che non lavora, ha 17 anni, si va in pensione, non andrà in pensione, come fa? Non ha nemmeno un versamento, non andrà mai in pensione, ma non credo che sia soltanto il mio problema, il problema della maggior parte delle persone, perché io parlo e sento questi problemi. Allora, questi ragazzi che sono indignati, vediamo anche i risultati degli indignati, perché quando abbiamo fatto il referendum dell'acqua, eccetera, eccetera, non so se vi ricordate, un ragazzo ha preso il microfono al TG3, ha parlato attaccando tutti i partiti. Non è che ha attaccato Berlusconi o il centrodestra, ha attaccato tutti i partiti. Ha fatto un casino della Madonna, alla fine ha detto fuori il non ha fatto più parlare il TG3 che stava parlando. Che è successo il finimondo qua? Non ci scordiamo di queste cose. Allora è logico che ci sta, diciamo, qualcosa che non torna. Un altro esempio, il famoso referendum. Noi veniamo accusati che il nostro segretario non ha firmato. Questa è una mia tesi personale. Secondo me ha fatto bene a non firmare. Perché il referendum viene fatto soltanto da persone che hanno un'idea. Non è, il partito ha un programma. Questo programma viene fatto all'interno del partito, poi viene esposto, però non ci scordiamo che loro avevano i cosiddetti referendari, per capirci, facendo i nomi, Parisi, come si chiama, Vendola e Di Pietro, avevano raccolto circa 500.000 firme. Se si è arrivati a 1.300.000 firme, vuol dire che qualche partito si è mosso. Vuol dire che il Partito Democratico ha messo i suoi tavoli, ha raccolto un po' di firme. Quindi non ci buttiamo troppo a terra, non seguiamo queste tesi. Allora che succede? Che se tutti quanti parlano in questa maniera, parliamo di rottamazione, rottamare persone che hanno fatto la storia di questa nazione,
Quindi non ci scordiamo di queste cose qua. Dopodiché c'è stato quell'attacco del 25 giugno, l'articolo 8, eccetera, eccetera. Quindi vuol dire che stanno facendo di tutto per far tornare indietro. Allora, insomma, a questo punto cerchiamo di darci una regolata. Noi dovremmo indirizzarci a convincere questi indignati. Io già l'ho sollevato una volta al circolo. E io faccio una preghiera ai più giovani, che loro hanno la possibilità di avvicinare questi indignati, che sono veramente indignati, hanno ragione di essere indignati. Però noi dobbiamo cercare di coinvolgere questa indignazione al giusto verso. Perché io mi ricordo quando ero ragazzo, negli anni 70, avevo un po' di anni, non so se vi ricordate, c'erano i cosiddetti gruppetti. Io ero un iscritto e simpatizzante del Partito Socialista Italiano. Avevo gli amici che stavano a sinistra, partito come me, Partito Comunista Italiano. E mi ricordo che chi era leggermente meno giovane dei ventenni o dei 25 anni, che cosa facevano? Cercavano di catechizzare i giovani a non seguire i famosi gruppettari. Lotta continua, servire il popolo, marxisti e leninisti. Dicevano: tu scusa, tu sei un giovane comunista, non devi frequentare quei gruppi, perché questi sono incontrollabili. E sono riusciti pian piano a convincere questi ragazzi. Una parte si è persa, però una grossa fetta hanno dato un grosso contributo ai partiti. Io parlo di partiti. Poi c'è stata questa trasformazione dal 94 al 92, con Tangentopoli non esistono più i partiti, e secondo me quando non c'è un partito non c'è più democrazia. Questo cominciamo a chiarire, perché il partito dà la democrazia. Quando non c'è il partito non esiste più democrazia. Allora io mi rivolgo a voi giovani di fare proprio questo accostamento a questi ragazzi, a cercare di convincere, perché questa vostra forza, dovete dire, deve essere convogliata alla giusta maniera, perché è giusto, tu hai ragione di dire la mano, però frequentiamoci, partiamo. Questo è il sistema per raggiungere degli obiettivi, perché se noi facciamo in questa maniera può darsi che riusciremo anche a vincere e soprattutto a governare, perché il problema non è vincere. Perché insomma sappiamo che si va a votare in 55, massimo 60% di persone, no, vanno a votare, e sappiamo che i sondaggi che ci danno molto in alto, però dopo riusciamo a governare? Non lo so se riusciamo a governare. Non è che dovremmo fare per l'ennesima volta la figuraccia di Prodi, no? Che poveraccio è stato prima, la prima volta e la seconda volta. Cerchiamo di non essere così. Allora, l'obiettivo è abbattere questo Berlusconi, non Berlusconi. A parte. Quindi si tornerà a fare la politica, e quando si parla delle coalizioni io dico pure: noi facciamo un programma, dopodiché facciamo una coalizione, dopodiché secondo i vari statuti si può andare a fare anche le primarie. Ma oggi esiste un tipo di primarie, non possiamo cambiare durante il percorso, dopo casomai possiamo pensare anche a variare il sistema delle primarie. Però programma, coalizione e poi eventualmente primario. Se noi riusciamo a fare questo percorso, riusciremo a vincere e soprattutto a governare. Io questa è una preghiera che voglio fare, approfittando della presenza dalla base, perché spesso non arriva in alto, dalla base, per far arrivare al nostro segretario e anche ai nostri eventuali futuri, diciamo, amici di percorso. Grazie. Volevo rispondere a loro due. Cari amici e compagni, io avrei voluto che ci fossimo visti in una situazione diversa rispetto a quella in cui purtroppo ci troviamo a vivere da alcuni anni, e sono molto preoccupata, come è già stato detto, perché non sono così facilmente ottimista rispetto agli sbocchi di questa situazione politica, per due ordini di motivi.
uno è un, diciamo, una situazione contingente, l'altro invece è un fatto di, che si è sedimentata una cultura, diciamo così, berlusconista, anche purtroppo in mezzo a noi, cioè comportamenti che hanno preso piede, che erano fino a pochi decenni fa comportamenti disdicevoli, l'evasione fiscale, fregare il prossimo, documento falso se ti arreca un vantaggio, una serie di cose che, adesso non continuo con l'elenco, che prima segnavano, facevano sì che una persona fosse segnata a dito e fosse evitata, fosse il, come dire, una persona che non era da frequentare. Oggi invece siamo tutti pronti a tollerare queste cose, che significa che anche in mezzo a noi si è diffusa una cultura che ci porta a tollerare comportamenti assolutamente disdicevoli, e non parlo di comportamenti privati, parlo di comportamenti privati che hanno una rilevanza pubblica, no, che corrodono la nostra democrazia, perché il punto è proprio questo. E questo sarà, deve essere, io credo, uno degli obiettivi: rimuovere questo stato di cose, cambiare la testa di questo paese, così come Berlusconi in 20 anni è riuscito a cambiarla in peggio, riportare la testa degli italiani a essere, diciamo, quel popolo di persone per bene, stimato e credibile, persone onorate in tutta Europa e in tutto il mondo, perché altrimenti ne va della nostra democrazia. Io credo, tra l'altro, a questa situazione, che è una situazione che dura, insomma, da tempo, a cui però dobbiamo mettere mano, si aggiungono situazioni contingenti. Per esempio, quello che è successo a Roma sabato, io non credo che sia servito a dare un colpo in più al pericolante governo Berlusconi. Credo che abbia spaventato un ceto moderato, che magari non ne può più di Berlusconi, che stava pensando ad un'alternativa politica, però si trova di fronte a queste cose, naturalmente cose che poi vengono strumentalizzate dalla stampa, dai mezzi di informazione berlusconiani in mano alla famiglia Berlusconi, eccetera, e quindi si spaventa, si arresta, non riesce a completare quel percorso di distacco politico dal centrodestra che lo porterebbe. Infatti c'è poi un difetto nostro. Io sentivo i sondaggi fino alla settimana scorsa, che, insomma, tutto sommato è vero che il centrodestra perde, anche se forse perde meno di quello che ci aspettiamo, ma noi non è che ne traiamo un vantaggio. Il centrosinistra non trae un significativo vantaggio elettorale dalla perdita, dalla diminuzione percentuale dei voti del centrodestra, che vanno a rifluire nel non voto, nella scheda bianca, in quelle forme di rifiuto della politica che sono anche in mezzo agli indignati, perché gli indignati non è che si fidano di noi, si fidano del centrosinistra. E quindi praticamente c'è questa cosa che dovrebbe, secondo me, allarmarci e farci chiedere che cosa dobbiamo fare per essere credibili, quindi per offrire una alternativa vera, spendibile alle prossime elezioni, per attirare il voto dei lavoratori, dei ceti medi, insomma delle persone per bene che sono ancora in questo paese.
Io, questa è la domanda che noi ci dobbiamo porre, al di là di tutte le analisi della situazione, di tutti i monitoraggi che sono stati fatti e sono giustissimi, ma io credo che l'interrogativo che ci dovrebbe rodere, e non da questi ultimi giorni, che cosa proponiamo per cambiare sul piano delle alleanze, sul piano della proposta programmatica. Noi dobbiamo sapere che gli italiani sono diventati più diffidenti, più difficili, capiscono la politica molto più di quanto qualcuno non creda e quindi vogliono risposte comprensibili. Non possiamo più né dirgli cose fumose, teoriche, astratte, né diluire nel problema della fontanella che manca, che pure è importante, però non è quello che risolve la vita della gente. Quindi io credo che questo è l'obiettivo che oggi ci dobbiamo porre. Che cosa vogliamo offrire a questa nazione, a questo popolo, per risollevarsi, per raddrizzare la schiena e riprendere un cammino che lo porti nuovamente in una democrazia stabile, democrazia compiuta, democrazia in cui ci sia rispetto per tutti, comprese le minoranze, democrazia dove i buoni comportamenti, le buone pratiche politiche siano quelle moneta quotidiana e corrente e non l'eccezione. Chiedo molto rapidissimo, molto rapidissimo. Quella colonna dopo non voglio non guardare qualcuno. Allora, io parto da una considerazione. Siamo dentro un'assemblea del partito, io sono profondamente insoddisfatto per il modo con cui il partito sta gestendo la sua funzione, a vari livelli. E lo dico, Casciano diceva all'inizio, dice ma spesso le riunioni sono quasi deserte. Non credo. Perché? Perché si fanno poco e quando si fanno non si vota nulla, non si decide nulla, si ha la sensazione di venire a sentire la brutta copia, no, qui vi offenderei, ma insomma la ripetizione di quello che sentiamo in televisione di tutti i giorni. Non c'è la possibilità di sentirsi partecipi di un processo decisionale. Questo è il dato su cui si scommette il futuro del partito. Sarà democratico oppure no? Finora non lo è stato. E se un partito si comporta verticisticamente e si chiama Popolo delle Libertà, ha diritto. Perché Berlusconi lo dice chiaramente, io comando il partito è mio, se lo facciamo noi è una vergogna. Noi, e io vi dirò due o tre cose, noi abbiamo dei passaggi fondamentali nella linea del partito che sono stati decisi a un livello che io che sono, mi sono ritirato da tutto, ma sono un componente della dirigenza provinciale, non ho potuto dibattere. Allora che partito democratico è? E andiamo avanti, i giovani. Io non sono giovanilista. Penso che sui giovani si debba costruire il futuro, i giovani debbano costruirsi il loro futuro. Però se hanno sfiducia, bisogna educarli al principio che chi non vota non ha diritto neanche di lamentarsi perché ha scelto il peggio per il futuro del partito, del paese. Questo lo vogliamo affermare come principio. Secondo discorso, qual è la soluzione che mi propongono alcuni? Uno è il nostro amico compagno, Renzi. Rottamazione e indignazione. Per la rottamazione sono profondamente critico, che significa usare mai a rivolgere. Non è questo. Il metodo di rinnovamento del partito, il ricambio che avviene quando i giovani si impadroniscono democraticamente del partito e rinnovano la classe dirigente. Se stanno imboscati e aspettano che qualcuno se ne vada, sbagliano. Glielo dobbiamo dire chiaramente. Indignati, non parliamo nemmeno delle violenze, delle cose che proprio sono veramente orripilanti e probabilmente il Ministero dell'Interno non ha svolto fino in fondo la sua funzione perché dei segnali c'erano, addirittura su canali automatizzati eccetera. Ma il problema vero è che anche gli indignati bisogna che ci si alzi e gli si dica chiaramente: se ve la sentite fate un nuovo partito, se no venite nei nostri partiti e appropriatevene, mandateci a casa. Il punto fondamentale in un sistema bipolare
in cui c'è di tutto, dall'estrema destra all'estrema sinistra, non mi pare ci sia bisogno di fare nuovi partiti. Venite, occupatevi, prendetevi la responsabilità. Dopodiché, vediamo che io dico, ho visto questo, avete visto questo documento? Vedetelo, ci stanno disponibili anche su internet, eccetera, ci stanno la bellezza di una ventina di punti che sono le proposte del Partito Democratico. Sono bellissime, non vanno bene per niente, perché sono l'elenco di tutte le speranze che noi abbiamo. Invece bisogna dire, come dicevi tu, Antonio e gli altri, bisogna... Non letto ieri sera il libro. Sto dicendo, quello che si deve fare, di questo un indice di priorità ristretto, indicando le risorse, dove le prendiamo. C'è un capitolo fiscale 20-20-20, di sapere quanti soldi produrrà questa e dove metteremo le risorse per attuare le priorità. Su quello siamo credibili, non dicendo che vogliamo tutto. E grazie, vogliamo l'occupazione, il mezzogiorno, i trasporti, la sanità, la cultura e chi più ne ha più ne mette. Dobbiamo dire, se governiamo noi, i soldi li prendiamo da questa parte. Patrimoniale, eccetera, i più ricchi, eccetera, ne prendiamo tanti e con questi tanti facciamo queste cose. Altro discorso, proposta di legge elettorale, ho finito. Proposta di legge elettorale non è una cosa secondaria, io sono un po' appassionato perché ho una cattiva concezione della democrazia e della politica, ma penso che gli strumenti qualche volta valgono più dei fini, perché io so, c'ho un fine bellissimo e non ho gli strumenti per realizzarlo, non posso andare a riporre nel cassetto. Allora lo strumento è necessario, la legge elettorale è essenziale. Giovanni. Una proposta depositata in Parlamento. Ci sarebbe la proposta depositata in Parlamento, insomma tu dici una parola. Ho capito. Ma perché me l'avete mandata? Perché non l'hanno, non mi provano te, ma perché non l'hanno mandata come doveroso alla base per potersi esprimere? Sono profondamente critico nei confronti della proposta di legge presentata. Ma voi vi rendete conto che se passa il referendum e torniamo al Mattarello non ne parliamo, ma la proposta nostra non la condivido affatto. Il principio fondamentale, ho promosso una ricerca, uno studio, il principio fondamentale è il proporzionale, tanti voti, tanti seggi, corretto da un premio di maggioranza e corretto da uno sbarramento, non viceversa, con leggi uninominali, con il maggioritario, che possono dare il risultato che chi prende meno voti vince l'elezione. Questo è il punto, ne dobbiamo discutere, ma perché non ho potuto discutere del referendum eccetera eccetera? Dopodiché salto tutto il resto e dico che noi abbiamo fra pochi giorni un'assemblea provinciale. Sapete da quando non si riunisce l'assemblea provinciale? Da maggio. Vi sembra una cosa decente? Io proporrò che a quell'assemblea si approvino delle mozioni che dicono anche come lavorano i nostri organi. Io ho presentato delle mozioni in quell'assemblea da mesi, da gennaio 2011. Sapete che mi ha risposto il presidente illegittimo di quell'assemblea, De Dominicis? Illegittimo, perché non era in regola col versamento dei contributi al partito. E il grande nostro organo di garanzia, provinciale e regionale, non si è espresso su questa questione. Quel presidente illegittimo ha detto, già potente, presenti dei documenti che le conviene, veramente ha detto che le conviene loro partito. Come le comanda? Presentano documenti, si modifica, si trasforma, si boccia. E io resto allineato, io sto dentro al partito. Se si boccia la mia tesi, ma me la dovete far dire, dovete consentire di discutere. Ho concluso. E allora io vi prego, siccome ci sarà battaglia in quell'assemblea, perché hanno riproposto un'assemblea indecorosa, con un ordine del giorno assolutamente inaccettabile. Questo? Sì, sì. Hanno riproposto un metodo di assemblea indecorosa. Io credo, chiedo che il circolo a cui appartengo, con i rappresentanti che hanno in assemblea, si esprimano su questa richiesta di una vivificazione dell'assemblea provinciale, mentre l'assemblea comunale qualche segno sta dando, cerchiamo di approfondire anche a quelli vecchi. Grazie. Daniele, che sono stato benissimo. Buonasera a tutti. Evito di riprendere i passaggi che ho fatto io, non mi trovo d'accordo.
qualcosa richiamerò anch'io, però io ho visto il manifesto disoccupazione, privilegi, precariato, evasione fiscale. Faccio solo su questo, non entro nel merito degli altri, non perché non siano importanti, ma per le questioni di tempo. Parliamo di disoccupazione, come facciamo a parlare, no, di Partito Democratico e proporci all'elettorato che oggi è disoccupato quando non abbiamo un'idea di come purtroppo navigano le aziende e non cerchiamo di abbassare una serie di costi che ogni imprenditore, dal più piccolo al più grande, deve sostenere. Io sono consulente del lavoro e vi posso garantire che so fare solo quello, quindi bene o male, qualcuno dice che lo so fare anche bene. E non è possibile oggi fare azienda, allora è inutile che andiamo alla ricerca di quali formule particolari nel cercare. L'occupazione si fa soltanto con una formula, cioè c'è un'azienda, l'azienda ha bisogno di un lavoratore, punto, cioè non esiste altro. Allora, se non creiamo le condizioni tali affinché un imprenditore abbia interesse a investire il proprio denaro, ma non con gli aiuti Cassa Mezzogiorno, queste stupidaggini qua che oramai uno non si possono fare per questioni che riguarda la legislazione europea, e due non servono a nulla, servono soltanto alle mega imprese e non certamente alla piccola impresa. Quindi questa è una cosa che la politica deve tenere a mente, che esiste sia la grande impresa ma anche tante piccole aziende che poi sono lo zoccolo duro di questo paese. Fino a quando non si creerà una politica tale da permettere a un giovane di aprirsi dal semplice bar o all'attività artigianale che può essere l'idraulico, il piastellista o la piccola impresa, noi da qui non ne usciremo. Questa è la prima cosa. È un input, non è sicuramente una soluzione, per l'amor del cielo. Io non mi voglio calare ad avere la bacchetta magica. Un'altra cosa vedo, i privilegi. I privilegi, dico, signori, ma ci siamo resi conto che abbiamo un paese di privilegiati? Cioè abbiamo un paese di disoccupati e un'altra parte, forse anche più grande, di privilegiati, a partire dalla classe politica, in primis che metto, in secondo metto tutta quella diciamo fascia che è collegata al mondo degli istituti bancari, che sono coloro che hanno creato questa crisi, perché nessuno ha oggi il coraggio ancora di dirlo, ma questa crisi è stata creata da tutto il circuito bancario e della cosiddetta finanza virtuale, che molti di noi, e mi ci metto io, anch'io dentro, non conoscono a fondo. Cioè, si comprano e si vendono titoli o si vanno a fare quotare senza avere niente in mano. Cioè, quindi dal nulla. Poi, dal nulla, coloro che hanno generato questa cosa si